conoscere un po' tutti le composizioni di due liste. La nostra coalizione, appunto, come vedete, è formata da due liste, una lista di sesto bene comune e la per sesto bene comune, è una lista che definiamo insieme, che appunto comprende candidati appartenenti a Alternativa Libera, Possibile e Rifondazione Comunista. Come si capisce anche dalla composizione dei candidati, anche dal taglio delle liste, l'idea è quella di una coalizione progressista, civica e di sinistra. Quello che è stato un po' il taglio che abbiamo sempre dato nei due anni passati alla nostra iniziativa su Sesto, cioè far emergere in particolare l'aspetto civico, cioè il fatto che noi rispondiamo, vogliamo farci carico dei problemi e delle soluzioni dei problemi dei cittadini di Sesto, della nostra città. Noi pensiamo questo, che in questa fase a Sesto, dopo le vicende che hanno portato anche alla caduta dopo un anno del sindaco eletto 2 anni fa, una risposta forte non può che venire attraverso un ricambio totale della classe dirigente e della cultura dominante in questa città. Noi abbiamo una città che ha una forte tradizione, anche progressista e molto avanzata, e nei decenni è riuscita a impostare anche una grandi momenti di rinnovamento e di adeguamento, diciamo, e di miglioramento e di alta qualità della vita. Questo negli ultimi tempi è venuto meno. A Sesto il fatto che probabilmente un solo partito, ormai per decenni, abbia, pur cambiando nome, abbia governato, però una sola classe dirigente abbia governato, abbia amministrato la città, ha poco a poco diminuito la forza propulsiva di un cambiamento che questa città dovrebbe avere. Tant'è vero, il nostro obiettivo è proprio quello di un cambio totale. Noi facevo l'esempio ieri, sicuramente se noi facciamo un riferimento, 10 anni fa a Sesto si stava meglio di ora, ma 20 anni fa si stava meglio di 10 anni fa, cioè è stato un progressivo decadimento della qualità della vita a Sesto in questi anni. E qui ovviamente l'imputato principale è la cultura politica, gruppo dirigente di un partito che poi era un partito che aveva maggioranza assoluta qui a Sesto, che ha cambiato nome in questi decenni, ma che sostanzialmente è rimasto come classe politica, come sostanzialmente sempre lo stesso. Noi quindi ci presentiamo in questa elezione come l'unica alternativa reale e possibile progressista nella nostra città. Perché diciamo così? Perché è ovvio che ci possono essere derive, cioè le alternative reali a questo all'attuale dirigenza amministrativa a Sesto sono o i 5 Stelle, cioè il populismo più esteso, o la destra, e la destra anche preoccupante perché è formata anche da frange piuttosto preoccupanti, xenofobe come quelle della Lega, che addirittura nella nostra realtà ha toni ancora peggiori rispetto ai suoi origini, ai territori d'origine, oppure noi. Questa è l'alternativa, perché altrimenti le altre due sono il permanere di un gruppo dirigente tradizionale. Sia che vinca Zambini, sia che vinca la Falchi, i gruppi dirigenti, la classe politica che si presenterà è quella che è stata o è del vecchio Partito Democratico. Per questo noi ci pensiamo e ci proponiamo come alternativa reale, unica, a questa, per una rinascita vera della nostra città. Per questo le due liste si presentano con questa caratteristica, e noi sappiamo appunto che una risposta a questo livello parte anche da un cambiamento sostanziale della cultura politica, e quindi individuando nell'aspetto civico e nell'aspetto progressista i due punti fondamentali su cui basare. Quindi
nel concreto il progetto, la proposta elettorale, diciamo, il progetto per il cambiamento di Sesto è bello corposo, ovviamente se avete voglia ve lo leggete con calma. Poi voglio dire, noi abbiamo cercato di dare risposte a tutte le questioni che riguardano Sesto, ma sappiamo che le questioni vere sono tre principali, da cui poi si dipana tutto il resto, e sono la questione della Piana, che poi sono tre, sono due, la questione della Piana che riguarda inceneritori e aeroporto, e il centro storico, e la ripresa culturale della nostra città. Sì, il centro storico insieme alla Piana sono lo specchio del fallimento della politica del PD, ma della politica del PD inteso nel suo complesso, di questa classe dirigente. Le scelte della Piana sono state fatte coscientemente per quanto riguarda l'inceneritore da un gruppo dirigente politico già dalla fine degli anni 90, sia a livello regionale che provinciale che locale. Ci sono documenti tranquilli che ognuno può leggere in cui si considera il termovalorizzatore, così viene chiamato, come un elemento di progresso per il Sesto da parte degli esponenti del Partito Democratico, che sono poi quegli stessi che hanno diretto il comune nei 10 anni passati e sono poi quegli stessi che adesso si propongono come alternativa al PD. Questa è la mancanza di credibilità che io credo debba essere messa in evidenza di fronte ai cittadini. Allora, se il livello dello scontro è così alto, quella battaglia si fa per noi dura. Per questo la scelta di due liste così composte, in cui l'elemento civico emergesse, l'elemento unificante fosse appunto il ricambio di classe dirigente nel nostro. Del resto noi veniamo appunto, questa è diciamo, l'esperienza nostra di questi 2 anni, ci ha portato qui, ci ha portato alla ripresentazione del sottoscritto come candidato, come logica conseguenza di una battaglia iniziata. E questa logica conseguenza è ovvio che è stata colta e affrontata complessivamente dalle forze, dai cittadini, dalle forze che si riconoscono nella nostra coalizione. Sui nomi eventualmente li vedete, insomma, molti sono conosciuti, insomma. L'aspetto che vorrei far notare in particolare è il capolista della lista per Sesto Bene Comune, che è la Serena Terzani, che è presente, che ha dato la sua attività in questo anno passato a tempo pieno sostanzialmente all'interno delle mamme non inceneritore. Noi sappiamo che ovviamente ogni movimento è autonomo rispetto alla politica, per quanto ci riguarda ovviamente abbiamo dato a lei lo spazio e riconoscendosi in quel movimento che ha portato una ventata nuova anche di cambiamento a Sesto, molto più forte di quello che si pensi. Perché qui voglio fare una parentesi, io voglio ricordare che la cultura dominante a cui facevo riferimento prima era riuscita per certi versi a far passare l'idea che comunque l'inceneritore non c'era alternativa. E a Sesto c'era una maggioranza abbastanza elevata di persone che, in parte torto collo, in parte non conoscendo nemmeno la situazione, in parte fidandosi di quello che diceva il partito di maggioranza, bene o male aveva accolto questa cosa. La sensibilizzazione portata avanti dal gruppo delle mamme non inceneritori, dai comitati della Piana, che erano partiti anche sulle questioni dell'aeroporto. E io mi permetto di dire anche grazie all'iniziativa nostra di questi due anni da quando siamo nati, diciamo l'elemento, anche perché se vi ricordate già alle scorse elezioni riuscimmo noi a porre la questione dell'inceneritore come una questione dirompente e discriminante riguardo alla gestione del comune e del territorio, e il fatto che noi si sia riusciti già in questi anni a porre questa questione noi portiamo questa nuovamente, lo riproponiamo, e ora non vi sto a tediare, voglio sapere, cioè, le proposte che facciamo, noi crediamo si possa ancora bloccare, noi pensiamo che la gente di Sesto, se finalmente darà le risposte che noi pensiamo possa dare, cioè quelle di un sì a uno sviluppo diverso per Sesto, di un sì a una liberazione, a un recupero della Piana alla vita della nostra città,
di un sì a un recupero dell'energia per il centro cittadino, quindi un recupero delle attività, un collegamento diretto del centro cittadino col porto, eccetera, 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 sono cose di programma che possiamo, che a voi ovviamente, a quelli che sono qui non ridico e che a voi non c'è bisogno di ripetere. Ecco, la Serena rappresenta per noi questo legame con questo movimento, con questa problematica, e la rappresentazione che noi possiamo garantire quei movimenti e quelle persone che in quei momenti operano, che saremo coerenti con quello che diciamo. Noi lo possiamo garantire, altri no, non lo possono garantire. Noi lo possiamo garantire, altri no. Noi siamo in grado di garantire che saremo coerenti con quello che diciamo. E poi gli altri, li conoscete, ci sono candidati, ci sono candidati due dei consiglieri uscenti dell'intergruppo Sesto Bene Comune, la Beatrice e Gaetano, e poi ci sono tutti gli altri che voi vedete. Per quanto riguarda, diciamo, il lavoro delle mamme inceneritore, non c'è solo la Serena, ma ci sono altre persone, bene o male, hanno dato una mano o hanno partecipato attivamente al movimento delle mamme. Ripeto, ovviamente al momento stesso che hanno accettato la candidatura non possono più rappresentare il movimento, perché questo mi sembra corretto e giusto. Vorrei che questa presa di distanza fosse fatta anche da tanti altri, in tanti altri settori, che invece negli altri partiti non mi sembra che riescano a fare, detto fra noi proprio molto spassionatamente. Però, voglio dire, mi auguro che poi, bene o male, la correttezza in politica credo sia già un passo avanti rispetto a dimostrazione della verità o della qualità della proposta che fai. Una proposta di qualità non ha bisogno di fregature, non ha bisogno di sotterfugi, una proposta di qualità può marciare indipendentemente sulle sue gambe. E quindi, diciamo, per quanto ci riguarda non abbiamo nessuna intenzione, non abbiamo mai avuto intenzione di strumentalizzare nulla, e come vedete appunto la cosa è chiara, insomma, tutto scritto su bianco, nero su bianco, e le cose vanno avanti. Non so ora se qualcuno di voi vuole aggiungere. Capolista d'insieme invece? Capolista d'insieme non sono Ciappetti, no. Ciappetti Nicola, sono uno solo. Ciappetti, il giovane Nicola.